ringrazio Marina Fazzari, presidente del Circolo, e Etta Carnelli Di Benedetti, direttore delle attività virtuali del Circolo. Ringrazio i direttori tutti e le nostre patrons, l'ambasciatrice Vittoria Trombetta e la duchessa di Somerset, Judith Rose. Questa sera il Circolo presenta un'affascinante storia che vede un ponte tra l'Italia e l'Inghilterra, in particolare Londra. Sulla scena ci sono due interessanti artisti, Polidoro da Caravaggio, artista tra i più significativi del primo Cinquecento italiano, anticlassico, diciamo poco consono a seguire gli schemi del suo periodo. Lavora tantissimo con Raffaello presso il Palazzo Apostolico Vaticano. Dall'altra parte, Bizzarro, uno dei più significativi artisti del panorama contemporaneo italiano, vivace e poliedrico. Entrambi presentano delle analogie molto significative. Facciamo un passo indietro e andiamo a Messina, sempre intorno al 1530, quando Polidoro da Caravaggio viene chiamato per dipingere presso il presbiterio la pala centrale, un dipinto su tavola rappresentante la trasfigurazione tra due santi, Sant'Angelo Carmelitano e Sant'Alberto. Trova Polidoro un contesto pregresso e non in buono stato di conservazione, in quanto la parte presbiteriale presenta delle pitture con molti danni, e lui interviene modernizzando l'assetto presbiteriale, quindi ritornando su delle pitture compromesse, reinterpretando delle lacune. Questa è una delle più significative analogie che abbiamo con Bizzarro: ritornare su qualcosa che ha avuto una storia significativa, che ha perso un messaggio significativo. Il terribile terremoto del 1908 distrugge irrimediabilmente Messina, in particolare la chiesa del Carmine. Sopravvivono soltanto le due tavole ai lati della trasfigurazione, la tavola del Sant'Angelo Carmelitano e la tavola di Sant'Alberto. La sorte delle due tavole è diversa. Il Sant'Alberto farà parte della collezione torinese di Casa Sabauda, e viceversa, e viene restaurata perché in cattive condizioni, e perde il suo supporto originale, cioè la tavola, viene trasportato su tela. Viceversa, la tavola di Sant'Angelo mantiene ancora e tutt'oggi il supporto ligneo, ma segue un peregrinare in giro per l'Europa. Arriva a Londra e fa parte della collezione di Leger & Son londinese, una delle più grandi collezioni londinesi. Per un lungo periodo rimane a Londra, ma poi viene acquisita da Pico Cellini, importante restauratore e cultore dell'arte del primo Novecento italiano. Siamo intorno al 1930, quando in Italia c'è un grande fermentio di modernizzazione, in quanto inizia a prendere forma il Ministero dei Beni Culturali, le sovrintendenze, nasce l'Istituto Italiano di conservazione e di restauro, e Pico Cellini è uno dei grandi artefici della storia. Nel suo studio passano i più grandi artisti, i più grandi studiosi, e tutti quanti ammirano la bellissima tavola di Polidoro da Caravaggio. Anche Longhi la studia, ma ahimè, nonostante tutta questa attenzione, il Polidoro non trova una destinazione museale, e alla morte di Pico Cellini l'opera fa parte della grande eredità che purtroppo andrà venduta, andrà in asta, in un'asta romana alla quale partecipano cultori dell'arte e anche una delegazione messinese.
ma tra tutti c'è anche Bizzarro che ne ha seguito le annose vicende e riesce ad aggiudicarsi l'opera. Molto felice in quanto non poteva pensare che l'opera ancora una volta ritornava in qualche deposito oppure tra le polveri dopo essere sopravvissuta al terremoto messinese. A quel punto è entrata nell'atelier di Bizzarro, nella bellissima Roma dell'arte, vicino a Via Margutta, dove nel suo studio aleggia sempre una musica che del resto è la sua musa ispiratrice. Ed è in questo contesto che Bizzarro reinterpreta quelle lacune che rappresentano un vuoto incolmabile per lui e quelle lacune che sono state il cruccio per molti artisti e per molti restauratori qualora non ci fossero delle fonti che ne permettevano la ricostruzione. A quel punto Bizzarro mi invita nel suo studio per verificarne le condizioni conservative e per capire meglio il suo operato. E in questo momento parte da parte mia e da parte del circolo un progetto di studio mirato al riconoscimento dell'opera d'arte, quindi il riconoscimento del Polidoro di Caravaggio e di Bizzarro e soprattutto conoscerne i materiali costitutivi. Viene a questo punto affidato a un importante studio condotto dal professor Stefano Ridolfi dell'Università della Sapienza il progetto diagnostico e attraverso Ars Mensure prende forma. Viene quindi indetta una campagna di indagini non distruttive per andare a conoscere la tecnica esecutiva e i materiali costitutivi. Andiamo a vedere a questo punto la tavola. La tavola è bellissima con il Sant'Angelo carmelitano e si presenta in questo modo. Il santo guarda la trasfigurazione, ahimè non più presente, e ha la spada conficcata nel petto in quanto il Sant'Angelo muore colpito da 5 colpi di spada da parte di un nobile siciliano e muore a Licata. E qui c'è il sangue che scorre, il sangue che scorre è di mano di Bizzarro, infatti il colore rosso è un messaggio forte che Bizzarro vuole dare. Le mani sono rivolte una così disposta verso la trasfigurazione, l'altra tiene in mano la palma del martirio. Sul retro, ecco, questa è l'immagine del retro della tavola e che abbiamo la fortuna di avere ancora sul suo supporto originale. Andiamo qui adesso a vedere rapidamente lo studio fatto da Ars Mensure, il team di Stefano Ridolfi della Sapienza. E saranno oggetto di studio in un'altra sede, speriamo londinese. Qui abbiamo la riflettografia dell'opera, cioè quell'indagine che permette di vedere il disegno preparatorio, un particolare della spada. Il disegno preparatorio è quello che si vede al di sotto del colore che permette di dimostrare l'autenticità dell'opera d'arte. Lo sguardo rivolto all'alto, si vedono anche dei pentimenti sul naso che fanno capire proprio quanto la mano di Polidoro fosse esattamente la sua e quindi ne indica l'originalità. Andando avanti ancora meglio vediamo la spada che trafigge il cuore e le immagini in bianco e nero delimitano sempre ancora meglio il disegno preparatorio. Altre indagini effettuate sono l'indagine infrarosso ultravioletto, dove sono facilmente identificabili gli interventi di restauro e si evidenzia tantissimo il colore di Bizzarro, quindi dichiaratamente contemporaneo e non si confonde con i colori originali.
Si vede sulla lacuna l'intervento di Bizzarro attraverso la voce che lui vuole dare in la forma della pop art, quindi a modo di Roy Lichtenstein. E ecco ancora un particolare. E ancora più interessante è lo studio fatto attraverso le misurazioni che sono fatte attraverso la fluorescenza RGX, e quindi sono tutte le puntate che sono state fatte, dove la tabella mostra la tavolozza che viene adoperata da Polidoro e da Bizzarro, dove vengono identificati i vari pigmenti utilizzati, quindi le caratteristiche degli elementi di origine minerale evidenziano l'originalità o meno del pigmento e possono facilmente essere datati. Qui ci sono i primi punti delle indagini e lo spettro che identifica la presenza o meno del minerale. A seconda della lettura delle varie tabelle è stato per noi facile identificare o meno la natura del pigmento. In questo caso vediamo un bellissimo colore azzurro che sta a significare uno smaltino, e anche qui la presenza più o meno di rame, la presenza più o meno di piombo vanno a significare la natura del pigmento. Interessante l'oro della spada, che è un oro zecchino, e si differenzia tantissimo da un oro che poteva essere falso. Andando avanti ancora la presenza bellissima di questa azzurrite che è assolutamente coeva al periodo, quindi ai primi del 1500, si vede una percentuale interessante di rame e piombo. E ancora meglio la presenza della terra verde che Polidoro da Caravaggio usa per realizzare l'incarnato, per dare quella sorta di realismo proprio alla figura, e quindi per evidenziare quindi sotto l'incarnato roseo una base di terra verde, e qui si vede molto bene. Si diversifica tantissimo i pigmenti utilizzati da Bizzarro, che intervengono esclusivamente sulle lacune. Sono colori contemporanei, chiaramente, che possono essere facilmente reversibili e sostituibili, e qui si vede come dallo spettro comunque la tabella degli elementi è completamente diversa dai precedenti colori di Polidoro da Caravaggio. Questo è semplicemente un piccolo riassunto, perché speriamo che potrà essere dimostrato e spiegato questo studio in una sede londinese, e poter aprire sicuramente una dialettica molto interessante con diverse figure sicuramente in presenza. Adesso il circolo interviene tantissimo su questo progetto, e dà voce a due giovani che si affacciano sul mondo dell'arte, lo storico dell'arte Silvia Ricci della Galleria Ordovas e Denise Martinuzzi dell'Università Cattolica di Milano. Grazie. Buonasera e grazie al Circolo, a Maria Puzka, a Bizzarro per aver organizzato questo evento che ci permette di approfondire più a fondo l'opera di Polidoro da Caravaggio, uno degli artisti più importanti del Rinascimento e dell'arte italiana. Prima che Maria e Bizzarro approfondiranno l'opera, che è il soggetto di questa conferenza Zoom oggi, io vi accennerò un po' al contesto biografico di Polidoro. Polidoro nasce nel 1499 nella città lombarda di Caravaggio, e il Giorgio Vasari ci racconta nelle sue vite come alla giovane età di 15-16 anni Polidoro si sposta a Roma, si trasferisce a Roma
Roma, dove comincia a lavorare per il grande Raffaello. Ai tempi Raffaello stava lavorando nelle stanze vaticane e appunto Polidoro lavora nelle stanze vaticane, apprendendo da uno degli artisti migliori dell'epoca proprio le tecniche. Il Vasari ci racconta come era un artista molto dedito ed è proprio in quel periodo che impara divinamente, come dice lui, la maniera antica, cosiddetta. E comunque la fama del Polidoro non diciamo aumenta molto dopo il 1524, quando Polidoro si metterà in una partnership con un altro artista, Maturino, e cominceranno insieme a dipingere questi affreschi fantastici su tantissimi palazzi patrizi romani. Sono questi affreschi in pittura bianca che sono sicura che molti di voi conoscerete, che erano dipinti nel Palazzo Massimo, il Palazzo Gaddi, il Palazzo Milese e tanti altri. Appunto rappresentavano figure, scene antiche di battaglie greco-romane, scene bibliche e quant'altro. Diventano proprio molto famosi, vengono ritratti da tantissimi artisti internazionali, addirittura Rembrandt, Poussin, anche molti italiani come Pietro da Cortona. E diciamo, dopo questo periodo, nel 1527, c'è il sacco di Roma. Nel frattempo muore anche Maturino e quindi Polidoro decide di scappare e si rifugia a Napoli, verso il sud va. E dopo un breve soggiorno a Napoli, Polidoro va a Messina, dove creerà appunto l'opera che verrà approfondita oggi, e varie altre opere, e dove tragicamente verrà ucciso alla giovane età di 44 anni da uno dei suoi studenti. Comunque al giorno d'oggi Polidoro ci ha lasciato un patrimonio immenso che viene riconosciuto a livello internazionale. Le sue opere stanno al Getty, al Prado, all'Hermitage, al Metropolitan Museum di New York, e appunto è una figura molto particolarmente interessante per il circolo, proprio per questa forte presenza che ha a Londra. Infatti a Londra si possono trovare le sue opere in tantissimi musei, tutte le collezioni più importanti del Rinascimento, come Courtauld Institute of Art, il British Museum, Victorian Albert Museum, hanno tutte quante opere appunto di Polidoro. Salve Bizzarro, ho letto molte cose su di lei recentemente a proposito della sua attività artistica a partire dal 99 fino ad ora, e sono rimasta particolarmente interessata dal suo lavoro e mi chiedevo se lei dovesse individuare una caratteristica principale o delle caratteristiche principali del suo lavoro, quale indicherebbe? Intanto grazie per aver letto delle cose su di me. Direi probabilmente la contemporaneità, che non è una questione legata al momento, non è una questione spazio-temporale, ma è una questione trascendente. Delle cose, gli oggetti o dell'arte occorre scoprire, scovare quella linfa vitale dell'esistenza che supera le barriere del tempo e dello spazio. La contemporaneità credo che sia l'elemento principale di tutti i miei lavori che ho fatto fino ad oggi, dal 99, da quando ho iniziato. Certo, effettivamente è ciò che ho notato principalmente della sua attività artistica, del suo lavoro. E invece le volevo chiedere come nasce l'idea del lavoro sul Polidoro da Caravaggio? Diciamo che proprio l'intervento sul Polidoro è una conseguenza di questa intuizione che ebbe a un certo momento della mia produzione artistica, e volevo proprio rappresentare il concetto di contemporaneità attraverso delle opere. Cominciai a lavorare per la prima volta su delle opere classiche, perché avevo capito, compreso oppure scoperto che ci sono delle grandi opere classiche che in realtà possono aver perso e svanito a causa del tempo, dei danneggiamenti, dell'oblio in cui erano finiti gli artisti piuttosto che l'opera, e quindi bisognava trovare l'elemento perché da quelle opere si potesse percepire per tutti, per il pubblico assoluto verso il quale l'artista precedentemente si era mosso. E ho pensato ad una trilogia, quindi con tre opere. La prima è stata un'opera neoclassica del Settecento di Ferdinando Galli Bibbiena, e la seconda è stata questa follia cinquecentesca sul Polidoro da Caravaggio, e quindi è un racconto in cui io faccio vedere cosa è la contemporaneità in termini anche visivi ed espressivi.
la definisce una follia perché lei stesso dunque ammette che sia stato forse non un azzardo, però appunto una questione molto, molto particolare per un artista, quella di lavorare su un quadro cinquecentesco, giusto? Sì, la definisco follia non per la preoccupazione che mi è venuta dopo e quindi per aver avuto timore di essere stato incosciente, ma perché, come diceva Sant'Agostino, la verità è dei bambini e dei folli, e in quanto tale credo di aver fatto qualche cosa che fosse punta alla verità. Quindi non sa se è più bambino o più folle, eh? Tutte e due, non lo so, infatti. D'accordo. E invece c'è una ragione particolare, alla luce di ciò che ci ha appena detto, per cui lei lavora principalmente su dei materiali già vissuti, su degli oggetti già vissuti o su delle materie di scarto, come magari ha già definito il critico d'arte Gianluca Marziani? Sì, diciamo che non è stata una scelta razionale, è stata qualcosa che ho scoperto man mano che lavoravo. I primissimi lavori, diciamo, mi sono venuti dalla sera alla mattina, quando ho deciso di diventare artista, o comunque di esprimermi attraverso una attività visiva di opere d'arte. Sono stati lavori già di per sé all'inizio in cui io intervenivo su oggetti, manufatti, fotografie, o qualche cosa che esisteva già in quanto tale, pubblicità delle riviste e via di seguito. Da lì mi sono reso conto, avendo visto dal momento in cui mi sono dedicato totalmente all'arte, avendo visto che io osservavo in maniera differente le cose e le cose mi raccontavano delle cose diverse rispetto a quella che mi avevano raccontato il giorno prima. Per cui ho percorso tutta questa strada, in particolar modo perché ho capito e riconosciuto che ogni oggetto, ogni materia, quindi anche ogni opera d'arte, la principale cosa che portano sia l'energia cosmica, che anche gli scienziati più ortodossi hanno dovuto riconoscere come essere il principale elemento della materia. Quindi sia gli oggetti, sia la materia, sia le persone, ovviamente più, assorbono le energie del contesto in cui vivono e le ritrasmettono in maniera naturale. Gli artisti più dotati questo fanno e riescono a fare, quindi percepiscono dalla materia già vissuta quello che appunto adesso in Occidente si considera vissuto, ma che invece in tutto l'estremo oriente è carico di energia, certo. Esatto, che è alla base della cultura zen e non so, dell'arte più estrema del mondo orientale. Dunque lei potrebbe affermare che è questa la colonna portante della sua attività artistica, della sua poetica, in un certo qual modo come artista, quella di rielaborare oggetti e materiali già vissuti in modo tale da poterne estrarre l'energia già esistente e magari aggiungerne altra attraverso il suo lavoro? Intanto le devo confessare che quello che usano tutti, storici dell'arte, resto sul concetto di poetica, a me ancora non mi è molto chiaro rispetto okay. a che cosa... Sono d'accordo. Però voglio dire, linea massima, posso capire e interpretare. Direi di sì, assolutamente. E tra l'altro diventa di grande attualità, nel senso che in una società che io ho definito iperconsumista e iperconsumata, dove il concetto di usa e getta alla fine l'abbiamo talmente radicato in noi stessi che lo finiamo ad applicare anche sulle persone, e credo che ci sia bisogno, quasi in termini di ecologia filosofica oltre che ambientale, di dare e di concedere una nuova chance ad ogni cosa, ad ogni persona, ad ogni opera. Quindi direi assolutamente di sì, e proprio anche in le opere che citavamo, compreso il Polidoro, che insomma è un'opera straordinaria, probabilmente intervenendo anche sulle lacune dovute ai danni del tempo e del terremoto, era forse, diciamo, bisognoso che qualcuno le potesse ripristinare. E ho avuto la fortuna di essere stato io il destinatario di questo compito. Esattamente. Azzardato. D'accordo. E invece, tornando alle origini, dunque al suo inizio di attività come artista, che cos'è che l'ha portata all'arte esattamente? Come è finito all'arte? Una domanda quasi imbarazzante, o meglio, in realtà io sono finito all'arte forse per una sommatoria di questioni che mi stavano facendo interrogare e soprattutto mettevano al centro della mia esistenza, la mia coscienza, ma anche il mio ruolo come individuo, e avevo fatto delle esperienze notevoli in tutti i campi, dal management alla politica,
anche all'imprenditoria. Ma non avevo in quegli anni, quindi a ridosso del 99, grande soddisfazione perché avevo compreso che qualunque mestiere tu stai facendo, qualunque idea geniale ti possa arrivare in mente, qualunque intuizione, hai bisogno, ahimè, di un interlocutore. E se l'interlocutore non è in grado di capire il portato della tua idea, piuttosto che non ha voglia e interesse a capirlo, tutti finiamo per essere subalterni ad una condizione di impotenza. E quindi questa cosa che mi alimentava dentro l'inquietudine si combinò con una sofferenza sentimentale, emotiva e di passione. Nel momento in cui forse sembrava essere nel buio o nelle tenebre più assolute, invece ebbi questa scoperta, questa intuizione, capendo che l'arte invece poteva essere il campo in cui ogni individuo può esprimersi ai massimi livelli, può mettere in pratica ogni idea, ogni sensazione, ogni intuizione a prescindere dall'interlocutore, come quando un naufrago mette un messaggio in una bottiglia, magari fra millenni, ma qualcuno lo leggerà e quindi il suo compito non sarà reso vano dagli interlocutori. Quindi è da una condizione di apparente sofferenza o attuale sofferenza che è nata l'idea dell'arte, il percorso artistico, la definirebbe una sorta di redenzione magari? Come ha vissuto questo passaggio? Mi fa venire i brividi quando ha detto sorta di redenzione. Sì, è proprio questa condizione, una sofferenza, una inquietudine motivata non solo e non tanto in termini egoistici, ma in termini di responsabilità del dono grande che la vita di ogni individuo. Nei confronti dell'umanità magari? Nei confronti della collettività dell'umanità, sì. Voglio dire, può sembrare pretenzioso, presuntuoso e arrogante, però effettivamente mi sono posto questo quesito anche perché avevo dei figli giovani e quindi mi interrogavo sulla mia capacità di prendermi le responsabilità per cercare di migliorare quello che io potevo migliorare, anche per lasciare i figli, adesso i nipoti, le persone a cui sono più caro, un mondo un minimo migliorato. Magari mi sono posto il dubbio che non ci riuscirò mai a fare qualche cosa che possa migliorarlo, ma non ho capito a quell'epoca che non mi sarei mai potuto permettere di alla termine della mia esistenza di scoprire che non ci ho manco provato e quindi ho deciso di provarci. Effettivamente, al di là della questione della presunzione o quant'altro, osservando i suoi lavori penso che sia evidente l'impegno sociale e l'impegno politico che magari lei impiega nella realizzazione delle sue opere. Penso che sia molto... Credo di sì, perché insomma qualche risultato e qualche soddisfazione abbiamo anche avuto, anche questa cosa recente su Polidoro che insieme a degli scandali piuttosto che allarmi invece sta facendo scoprire che insomma più che l'incoscienza c'è stata un'azione molto coraggiosa e quindi ho la consapevolezza che molti dei lavori sono mossi e sono già anche percepiti come grande impegno sociale, voglio dire, da quella pietà con la bandiera americana che denunciava i rischi dell'interventismo, esatto, militare americano, a questa Rolls Royce post-comunista che denunciava i pericoli dell'apertura al capitalismo estremo da parte di tutti gli ex paesi comunisti. Poi questa è del 2007, poi dopo è successo quello che è successo e si sta vedendo oggi. Il capitalismo finanziario si sta divorando il mondo. Sì, quindi, esattamente. Quindi il lavoro sembra aver pagato, almeno dal punto di vista del messaggio. Riguardo il Polidoro, ci saprebbe dire perché ha scelto proprio la canzone dei Rolling Stones per effettuare l'intervento sull'opera? Altra domanda molto intima. In realtà quando riuscii a comprare in quest'asta internazionale il Polidoro avevo deciso di comprarlo perché sapevo che ci sarei dovuto intervenire per completare quella trilogia sul contemporaneo. Ma mi ricordo che lo comprai una sera prima di partire per New York e dove sarei andato a vedere e a mettermi, diciamo, in discussione rispetto a quello che è il mercato newyorkese del mondo dell'arte, quindi anche il sistema americano, che è il sistema più efficace, o meglio quello più consolidato rispetto al mondo dell'arte, poteva raccontarmi. E quindi sono partito prima ancora dell'intervento. L'avevo comprato la sera, il giorno dopo sono partito. Avevo in quell'epoca
una passione, che non sto a dire di cosa si trattasse, ma su questa passione le mie sensazioni erano alimentate da una canzone che in quel momento andava per la ragione, era questo album dei Rolling Stones che si chiama The Bigger Band, e la canzone in particolar modo era proprio Streets of Love. E quindi io, mentre ero a New York, sentivo costantemente con il mio Walkman questa canzone proprio in loop, come si dice oggi. Quando tornai in Italia, decisi di cominciare a lavorarci, avendo avuto l'intuizione di fare un intervento alla Roy Lichtenstein, che lui è famoso da pop art perché insomma ha usato anche la fumettistica. Al termine del lavoro avevo fatto il fumetto e poi ho detto: che cavolo ci scrivo adesso del fumetto? E stavo sentendo la musica di Rolling Stones come stimolo, mi ricordavo di avere il testo, ho detto: ci scrivo le frasi della canzone dei Rolling Stones. Quindi le prime tre frasi che sono anch'essi una prova di dove quello che sembra il caso, in realtà, come diceva un domenicano francese, il caso sono i progetti che Dio ha dimenticato di firmare, come anche quella era perfettamente inserita in linea, perché come vedrete dall'immagine del Polidoro le tre frasi sembrano essere utilizzate dal santo che si rivolge a Cristo e che chiude dicendo: devo ammettere, mi hai spezzato il cuore. E io non mi ero accorto, avevo evidenziato il sangue su questa lama di coltello. Quindi la scelta di quella canzone, che sembrava casuale, invece era perfetta. In più, voglio aggiungere, durante il passaggio della canzone Mick Jagger dice: devo ammettere, forse ho superato il Rubicone. E questa è una cosa su cui mi sto divertendo in questi giorni, pensando che forse con questo intervento ho superato il Rubicone anch'io. Vedremo magari. Tornando all'opera, sempre per quanto riguarda il suo intervento sull'opera cinquecentesca, lei pensa che per un eccesso di rispetto, magari non eccesso di rispetto, ma rispetto dovuto nei confronti dell'artista, appunto è intervenuto più sulle lacune, sui vuoti della tavola, anziché sulle zone dove era già presente pittura cinquecentesca? Cosa ne pensa di questa? Guardi, se dovessi dire con onestà, io quando intuì di intervenire dovrei dirle che non mi sono preoccupato né spaventato più di tanto. È chiaro che fosse il mio inconscio e probabilmente il mio rispetto anche dell'opera, perché quando la scelsi ne riconoscevo il portato dal punto di vista anche artistico. Probabilmente sono stato guidato da Dio o dal talento, che poi è la stessa cosa. E ho scoperto che sono intervenuto principalmente in quelli che sono definiti lacune o vuoti o gli spazi mancanti. Credo che questo sia stato mosso da questo rispetto, magari inconscio più che dalla mia volontà, anche perché, proprio come citavo prima, l'esperienza orientale, ricordando anche Democrito, che dice che il vuoto è la condizione dello spazio che permette una vastità di movimento. In Oriente il concetto del vuoto, al contrario dell'Occidente, è un concetto che prevede una quantità infinita di possibilità. Quindi probabilmente sono stato guidato ad intervenire principalmente su quelle parti, perché ho aggiunto degli elementi che, come ha detto una restauratrice importante, hanno anche saltato la parte vecchia, perché evidentemente ha identificato in maniera contemporanea quello che il tempo o i danni del terremoto avevano prodotto. Ma questo fa parte proprio di tutto quel concetto di contemporaneità che diciamo prima. Quindi forse sono stato fortunato, perché il Padre Eterno mi ha guidato lì. Non è stata una scelta di mancanza di coraggio, è stata una scelta dovuta forse dalla grande intuizione e dal rispetto che avevo dell'opera fin dall'inizio. Del resto penso abbia confermato che sono i vuoti che danno senso agli spazi pieni. Bravissima, proprio nell'architettura sono i vuoti che danno senso agli spazi pieni, così come nella musica sono le pause tra una nota e l'altra che danno senso alla melodia. E questo l'arte nella sua contemporaneità è quello che racconta. Grazie. Grazie a lei.
You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone. I think I crossed the Rubicon. Music pumps from passing cars. A couple watch me from a bar. A band just played the wedding march. And the cornerstone mends broken hearts. And a woman asks for a dance. Oh, it's free of charge. Just one more chance. You had the cards, I must admit, you were awful smart. The awful truth is awful sad, I must admit, I was awful bad.